Ciao ragazzi e bentornati sul canale. In questo video ho deciso di rispondere con un tutorial a una delle domande più frequenti che mi fate, ossia come andare a rifinire un manufatto in legno lasciandolo il più naturale possibile ma dando una buona protezione sia per quanto riguarda gli urti ma anche le macchie, quindi anche una leggera resistenza idrorepellente. Per fare questo ho chiesto aiuto al mio amico Massimo in arte Geppetto Digitale, che per quanto riguarda questo tema secondo me è uno dei migliori in circolazione. Il manufatto che dovevo proteggere è questo qui, è una cassettina che ho realizzato in un video precedente in cui andrò a conservare un tagliabarba, e quello che mi serviva era di dare protezione appunto alle macchie, idrorepellenza, che una volta che conterrà un tagliabarba magari un po' d'acqua potrà prenderlo, ma soprattutto mantenere il suo colore quanto più vicino al naturale e non andare a intaccare l'incisione fatta con l'incisore laser, scusate il gioco di parole. Quindi il suo consiglio è stato di utilizzare un olio, che in questo caso vedrete utilizzare un olio di lino crudo già pronto all'uso, e una cera. Sono tutti prodotti alla portata di tutti, abbastanza semplici da utilizzare, ma grazie al suo intervento noi faremo una panoramica di quelli che sono, di quelli che possono essere gli utilizzi più frequenti, andando anche un po' in profondità. Ma se volete entrare nel dettaglio di questi prodotti e poterne vedere le varianti, delle combinazioni molto efficaci, vi consiglio di andare a vedere appunto il suo canale, che ovviamente trovate come link in descrizione. Quindi dopo la sigla ci sarà il suo intervento. Ci vediamo dopo per andare a vedere poi praticamente come andare ad applicare questi prodotti. Un saluto Antonio e a tutti voi che lo seguite. Allora, per rispondere alla domanda che mi ha fatto Antonio, cercherò di essere il più breve possibile. Il nocciolo della questione è che noi quando andiamo a incidere creiamo un gioco di chiaroscuri, dove appunto il fondo è solitamente bianco e l'incisione è scura. Perciò, per lasciare inalterata questa caratteristica fondamentale, per notare appunto l'incisione, dobbiamo per forza di cose utilizzare dei colori il più possibile trasparenti. Ecco, lasciando stare le solite vernici trasparenti che tutti conosciamo, quello che voglio, diciamo, consigliarvi io è di orientarvi verso delle finiture naturali. Personalmente ho approfondito molto la materia creando un 4-5 video che trattano tutte queste finiture. E nel caso specifico, per me potrebbe essere sicuramente consigliabile utilizzare una finitura olio, e possiamo scegliere tra un olio di lino raffinato, quindi non cotto, questo è il più chiaro possibile, lascerà la superficie il più chiara possibile, polimerizzerà, ovvero essiccherà, tutte queste cose sono approfondite nei miei video, molto lentamente, ma col caldo che c'è adesso qui, soprattutto in Sicilia, in 3-4 giorni dovrebbe essere essiccato perfettamente. L'unica nota negativa è che l'odore non è piacevole per tutti. Potrebbe essere, in questo caso, diluito con essenza di trementina per migliorare la penetrazione. Se il legno è un legno massello, nel caso di compensati non è così, diciamo, importante questo aspetto. Per eliminare l'odore non piacevole, è possibile miscelare con limonene, e questo fa sì che anche questa miscela, questa finitura, sia il più naturale possibile. L'alternativa è l'olio di lino cotto, questo essicca molto più velocemente, lascia anche una patina. Sulle modalità di utilizzo, l'importante è stracciare bene la superficie, quindi con uno straccio passarlo anche a pennello, ma vi consiglio di più lo straccio, l'olio va stracciato. Anche questo può essere diluito allo stesso modo con limonene e trementina. Soprattutto per il massello, la prima mano è fondamentale che sia fatta così, diluita. Altra alternativa, una finitura che non è proprio una finitura, ma diciamo una protezione blanda che lascia tutto inalterato, però dà quel caratteristico tono di naturalezza e di blanda protezione, è l'olio paglierino, che può essere anche colorato, rosso o in questo caso trasparente. Questo è un olio non essiccativo, ovvero non va a formare quella patina protettiva sulla superficie, quindi diciamo per questo motivo non è considerata una vera e propria finitura. Per esperienza, io amo tantissimo i laser e allo stesso modo amo tantissimo le tecniche antiche di lavorazione, sono un misto strano. E quando ho fatto i miei esperimenti di incisione, come nel caso di questa chiamata pietra di Tenochtitlan, in questo caso feci prima l'incisione e poi passai una finitura di olio di lino non cotto con trementina, e se vedete,
la superficie, cioè l'incisione, sia un po' appannata. Questo perché un po' la trementina, un po' l'olio vanno a sfumare i residui di carbonazione dell'incisione, rendendo l'incisione meno dettagliata. Può essere una cosa piacevole, come no. Se volete evitare questo, prendo l'ultima cosa che ho realizzato in questo portauovo, per esempio. L'incisione è stata fatta successivamente alla finitura. Questa è una finitura gomma lacca, e della gomma lacca parlo anche nei miei video. Parlo della gomma lacca, delle finiture a cera e quelle a resine naturali. Ecco, a proposito di cere, o per lo più, o meglio, caustiche di cera, ovvero un mix di cera carnauba con cera d'api, ecco, la parte superiore diciamo, può essere rivestita in maniera successiva, dopo che l'olio è stato polimerizzato perfettamente, con questa finitura cera. Ora spiegarvi come si prepara e come si passa, non voglio rubare spazio al video di Antonio. Vi consiglio di passare sul mio canale se volete approfondire, ci sono, ogni video dura in media 35-40 minuti, quindi sono belli pesanti, ma vi spiegano, non dico tutto, ma la maggior parte delle cose. Ringrazio Antonio per questo spazio, e se volete passare dal mio canale siete benvenuti. Ciao ragazzi e ciao Antonio. La mia scelta, come detto anche da Massimo, dell'utilizzare l'olio di lino e la cera lucidante ricade dal fatto di voler andare a valorizzare gli incastri, le venature, ma soprattutto l'incisione che ho creato con il laser. Detto questo, appunto, il lino crudo e la cera lucidante secondo me sono la scelta migliore, anche perché avrò una buona finitura e un'ottima protezione per quanto riguarda l'utilizzo poi quotidiano di questo cofanetto. Dopo aver carteggiato tutto con grana 220, comincio con dare l'olio di lino crudo, che in questo caso permette anche la non diluizione. Infatti Massimo, essendo un esperto, molto esperto nel settore, preferisce andare a creare dei prodotti ad hoc per ogni superficie. Io nel mio caso, che sarò a scegliere dei prodotti che sono già pronti all'uso. Quindi, come vi dicevo, comincerò con l'olio di lino crudo da dare su tutta la superficie, aspetterò un po' che l'olio penetri nel poro, dopodiché con un panno toglierò via l'eccesso. Vi faccio vedere da vicino come si presenta l'olio di lino crudo. È ottenuto dalla spremitura dei semi di olio di lino, che poi viene filtrata, e rispetto all'olio di lino cotto, questo essicca in maniera un po' più lenta. Crea anche una leggera pellicola, in modo tale da essere più protettivo per quanto riguarda questo manufatto. Come vedete, si presenta come un normalissimo olio, e lo comincerò a stendere con un pennello.
Al momento mi fermo qui, aspetterò circa 20-30 minuti che l'olio penetri leggermente nel legno, dopodiché con un panno tirerò via l'eccesso e domani darò una seconda mano. Trascorsi 30 minuti è arrivato il momento di eliminare l'eccesso di olio sulle superfici. Questo è il risultato della prima mano di olio. Aspetterò che asciughi 24 ore e domani ne darò una seconda mano. Rispetto a prima, l'abete si presenta molto più ambrato, le venature sono molto più evidenti. L'incisione però ha leggermente perso un po' di nitidezza, ma per me va bene anche così. Quindi il risultato mi sembra che stia venendo abbastanza bene. Quello che comunque mi piace di più è l'aver valorizzato parte delle venature dove è più evidenti. Quindi l'effetto che sto ottenendo al momento mi piace parecchio. Ci vediamo fra 24 ore. La prima mano di olio si è asciugata e questo è il risultato. Come vedete, il legno è, rispetto al naturale è leggermente ambrato, è un effetto che comunque a me piace, è quello che volevo ottenere. E ho valorizzato di molto anche gli incastri, quella parte di venatura di testa praticamente è molto valorizzata e questo mi piace. Procedo a dare ora la seconda mano con lo stesso procedimento della prima. L'olio si è perfettamente asciugato, quindi posso procedere ora a dare una mano di cera lucidante per andare a creare una patina sul manufatto, così da renderlo impermeabile e anche proteggerlo da eventuali macchie. Lo andrò a stendere con un pennello, oppure anche con un panno in cotone o lana. Dopodiché, dopo qualche minuto, appena la cera si sarà leggermente asciugata, sempre con un panno in cotone andrò a strofinare seguendo il senso della venatura per dare un effetto lucido ed è togliere l'eccesso. Dimenticavo di dirvi che nel una mano e l'altro di olio, se necessario, se sentite la superficie ruvida, è possibile passare della carta vetrata, dello Scotch Brite o una lana in acciaio di grana 0000, seguendo sempre il senso della venatura, per rendere nuovamente il nostro manufatto molto liscio. Procedo ora quindi con la cera. È ovvio che farò anche l'interno, ma per questione di video, per essere un po' più rapido durante la spiegazione, sto facendo soltanto l'esterno. È importante in questa fase cercare di stendere la cera in maniera quanto più uniforme possibile per evitare di avere zone maculate. Aspettiamo circa 5 minuti, dopodiché con il panno in cotone andiamo a tirarne via l'eccesso e lucidare la superficie. È arrivato il momento di tirare via la cera in eccesso e lucidare. Con un panno in cotone, in questo caso, seguendo la venatura, energicamente comincio a strofinare.
Ecco, passate 24 ore e posso dichiarare il mio lavoro terminato. La cosa da far vedere subito è come le venature sono state risaltate con l'olio e la cera. Abbiamo lasciato così il nostro manufatto quanto più naturale possibile, avendo valorizzato tantissimo gli incastri sui pezzi di testa dell'abete, infatti dove è di costa, quindi in questo caso non c'è un particolare cambiamento, mentre sull'incastro di testa, dove praticamente l'assorbimento è diverso rispetto a quest'altra parte, la venatura è stata parecchio valorizzata. Altra cosa è quella che sì, l'ho leggermente fatto sbiadire le rifiniture di questa incisione, ma sono riuscito così a non perdere il contrasto e averla mantenuta. Andiamo a valutare l'idrorepellenza della cera. Con un po' d'acqua vado a bagnare questa faccia della cassettina. Vedete che la goccia rimane compatta e quindi non viene assorbita dalla faccia del legno. Aspettiamo qualche secondo che la. Assorbita l'acqua con il panno, vedete che il legno praticamente è rimasto inalterato. Questo significa che il lavoro con la cera ha avuto un buon risultato. Quindi siamo riusciti a ottenere una buona idrorepellenza. Ovviamente parliamo sempre come manufatto da interno, che ci può garantire una buona protezione per le macchie e per i graffi. Posso rimontare ora tutta la ferramenta e rimettere a posto il mio tagliabarba. Anche in questo caso siamo arrivati alla fine del video. Come avete visto, sono riuscito a portarmi a casa il mio risultato con dei procedimenti e dei prodotti abbastanza semplici da utilizzare. Come vi ha spiegato Massimo, è possibile entrare ancora più in profondità e andare a fare varie combinazioni e miscelare altre essenze per andare a ottimizzare le finiture. Detto questo, non mi resta che ringraziarvi. Ringrazio Massimo per aver partecipato e per averci dato un supporto fondamentale per la realizzazione di questo video. Ricordo, per chi non l'avesse fatto, di iscrivervi al canale, di andare a vedere anche quello di Massimo, che è molto molto interessante e molto professionale. Detto questo, non mi resta che salutarvi. Ciao e alla prossima!